Parliamo sottovoce perché siamo all'interno della prestigiosa biblioteca della Libera Università di Bolzano. Questa istituzione ci ospita oggi per redigere la consueta lista dei buoni e dei cattivi. Eh sì, perché ho deciso di tradirvi e questa volta la lista dei buoni e dei cattivi non la faccio con voi, ma con gli studenti del Master Casa Clima. Ciao Pedro. Ciao Daniele. Qui con noi c'è Pedro Marquez, ingegnere e studente del Master Casa Clima della Libera Università di Bolzano. Qual è la vostra lista dei buoni e dei cattivi? Allora, per iniziare abbiamo deciso di farvi vedere i balconi, come sono fatti. Allora, ma tutti i balconi sono buoni o tutti i balconi sono cattivi? No, cioè, diciamo che bisogna saper fare i balconi. Quindi il balcone può essere buono o può essere cattivo, sempre ai fini ovviamente del bilancio energetico dell'edificio. Esatto. Mi fai un esempio di balcone cattivo? Certo, un balcone cattivo è un balcone in cui non è stato progettato o durante l'esecuzione non si fa nessun procedimento, un sistema per isolare il balcone. Quindi un balcone male isolato comporta una grande dispersione termica dall'interno dell'ambiente e quindi può essere considerato un elemento cattivo. Mentre invece un balcone buono? Un balcone buono invece permette di avere una casa in cui non abbiamo perdite termiche in questa zona particolare, che poi potrebbe originare superfici fredde all'interno della casa e poi anche diciamo condense e muffe. Ok, quindi il balcone è un punto particolarmente delicato, esatto, sia dal punto di vista della progettazione che dal punto di vista della realizzazione. Un altro esempio? Un altro esempio è il capotto. Il capotto è un eccellente isolamento un eccellente modo di isolare la casa, l'involucro della casa. Ok, è un strato di isolamento termico che si mette all'esterno dell'edificio e che tendenzialmente isolerebbe bene, quindi direi tendenzialmente potrebbe essere un esempio buono. Quando è che il capotto diventa cattivo? Allora, diventa cattivo quando non è progettato nel modo corretto oppure è stato messo in opera in modo sbagliato. Come ad esempio? Come ad esempio se si mette il capotto soltanto con la colla e non si mettono dei tasselli, c'è il pericolo che possa cadere tutto. Quindi a lungo andare, ad esempio, potrebbe proprio cadere e quindi perdere ogni sua efficacia, esatto, e anche, diciamo, rovinare l'edificio. Esatto. E poi, infine? Infine, un edificio, cioè in generale, diciamo, l'insieme dell'edificio, perché come sappiamo ci sono degli edifici, purtroppo ancora si costruisce in modo sbagliato, nel senso che si creano degli edifici che perdono tantissima energia e che consumano tantissimo sia d'inverno sia d'estate. Mi puoi fare qualche esempio di un edificio cattivo, tra virgolette? Certo, facciamo un palazzo con poco isolamento termico e con isolamento termico che poi ha un comportamento sfavorevole durante l'estate o durante i mesi caldi, possiamo arrivare a una situazione in cui bisogna installare la gente che abita in questi edifici vuole installare degli condizionatori perché quindi, per forza, diciamo, una cattiva progettazione potrebbe comportare un eccesso di utilizzo di impiantistica, quindi esatto, con una crescita dei costi di gestione dell'edificio. Esatto. E invece l'edificio virtuoso qual è? Allora, l'edificio virtuoso è un edificio cui è stato progettato sin dall'inizio e poi anche fino alla fine dei lavori seguito in tutti i dettagli, nel modo che abbiamo un edificio, e questo sarà il futuro, che cioè consuma però produce anche energia. Quindi, e diciamo, produce più di quello che consuma. Quindi mi dicevi prima quelli che si chiamano edifici a bilancio energetico nullo. Esatto. Cioè che da una parte consumano pochissima energia e dall'altra parte questa poca energia che consumano praticamente riescono a produrla da, esatto, soli, ho capito bene? Certo, quello che è importante è tenere conto che la prima cosa importante è isolare l'involucro. Prima trattare benissimo l'involucro, poi andiamo all'impiantistica, perché oggi abbiamo della tecnologia molto avanzata e se dopo che abbiamo creato un involucro altamente performante, soltanto dopo possiamo mettere questa tecnologia che abbiamo a nostro disporre in modo che possiamo produrre energia che poi copre tutto il fabbisogno energetico e poi chissà avere ancora un extra. Dunque, involucro molto performante, alta tecnologia per la produzione dell'energia e il nostro edificio, mano a mano, diventa indipendente.